A proposito di Invincibili, possiamo andare con il come eravamo, perché il 13 maggio è una data importante. Franco, perché il 13 maggio è una data importante? È Sono nato, riuscito a prenderti in castagna. no, mi pare che sia nato Egri Vabbè, ma allora proprio non c'è verso, eh. Il 13 maggio del 1897. 1898 è nato Egri Erbstein. Vediamo come lo ricorda Fabio Milano. Per guadagnarsi da vivere, lui aveva fatto per un certo periodo l'agente di borsa. A un certo momento era venuto in Italia come giocatore, aveva giocato, mi pare, nella squadra del Fiume e del Vicenza. E poi era anche andato negli Stati Uniti. A un certo punto, negli anni della grande crisi, in cui molti dovettero emigrare, decise di emigrare in Italia e andò come allenatore a Bari. Dopo Bari ci fu Nocera e poi Cagliari, e da Cagliari finalmente a Lucca. E lì a Lucca mio padre riuscì a fare questo exploit che non è mai stato eguagliato, cioè lui fu chiamato al capezzale di questa Lucchese che languiva in Serie C, e lui riuscì anno dopo anno, in 3 anni, portare la Lucchese dalla Serie C alla Serie B, e poi vinse il campionato di Serie B e venne nella A. Per cui mio padre a Lucca era un mito. Dalla Lucchese venne a Torino e qui fu per alcuni mesi allenatore, e a un certo punto decise di lasciare l'Italia, perché mio padre era di origine ebraica. I successi di Lucca hanno fatto sì che la dirigenza di allora mettesse gli occhi su di lui e lo invitasse come allenatore presso la squadra del Torino, e questo avvenne nella stagione 38-39. Lui ci dava le delucidazioni di cos'erano i nostri avversari, credetemi, lo faceva in una maniera talmente profonda. Mio padre non aveva un contratto. C'era un gentleman's agreement fra lui e Novo. Per il Torino dava tutto, ecco, perché di quel grande Torino di cui ricordiamo tutti la formazione, anche quelli che non erano tifosi del Torino, non tutti ricordano per esempio il nome dell'allenatore. E lui aveva un metodo di allenamento diversificato per ogni tipologia di giocatori, cioè c'era l'allenamento per gli attaccanti, l'allenamento per i difensori e l'allenamento dei portieri. Allora, essere